Bello, sei proprio bello. Però come tutti gli anni manca qualcosa, ma cosa manca? La luce, manca la luce. Scusatemi, solo per questa volta un piccolissimo aiuto. Albero alberello, illuminati che sei più bello. Albero alberone, vorrei un bel lupo. Ma certo. Albero alberino, vorrei una bella luce come di buon mattino. Ma sta funzionando. Aiuta! Mauro, ciao, scusa. Senti, io mi sono perso in questo bellissimo mondo di incanto. Che cos'è incanto di luci? Incanto di luci è una mostra sensoriale, ma è una magia. Per grandi e piccini abbiamo voluto portare a Roma questo format, nato a Berlino alcuni anni fa, che crea appunto la magia del Natale. Per un mese e mezzo illuminiamo l'Orto Botanico di Roma, di cui ci siamo follemente innamorati, cercando di regalare un'esperienza unica ai bambini innanzitutto, ma anche alle famiglie, ai grandi, di tutte le età. Beh, un bellissimo regalo, un regalo di Natale, un regalo in luce che rimane nel cuore. Quindi potrebbe essere una bella visita per vedere Roma per i turisti, giusto? È assolutamente un modo diverso di visitare un luogo magico della città. Un percorso di 1,5 km che percorre tra musica e sensazioni particolari legate al Natale. Incanto di luce è anche un messaggio. Qual è il messaggio che vuole lasciare? Guarda, la cosa più bella che ci dicono le persone è che all'uscita sono rilassate, serene. E quindi la serenità del Natale, il riscoprire questa atmosfera intima, rilassarsi, magari fare dei pensieri positivi in un momento che non è proprio di sole gioie. Io ti ringrazio, guarda, è stata una bellissima esperienza. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie ancora. Ma Fabrizio, non è che devi lasciarmi qualcosa? Sì, purtroppo sì, ti lascio la mia bacchetta magica perché vedo che hai fatto molto meglio di me. Grazie, grazie. Mauro. Grazie. A presto allora, la uso bene. Non saranno le luci dell'orto botanico, ma sono stato bravo, vero?